Partiamo subito da Roma e dalle dichiarazioni di Luigi Di Maio ieri durante la trasmissione di Lucia Annunziata. Ha dato un'indicazione precisa: nel caso in cui l'esponente del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, dovesse vincere la corsa alla poltrona di sindaco di Roma, sarà ridotto il numero degli assessori da 12 a 9 e verranno fatti degli assessori cosiddetti a tempo determinato, che seguiranno un progetto e, finito il progetto, lasceranno la poltrona. Arrivano subito le prime critiche che dicono: impossibile pensare di risolvere i problemi di una città come Roma in pochi mesi o in un solo progetto. Ci sono persone che hanno lavorato anni e non ci sono riuscite. Innanzitutto mi dispiace che arrivino critiche sempre sulla riduzione dei costi della politica, perché il dato è che sicuramente verranno ridotti il numero degli assessori, quindi da 12 si passerà a 9. Detto questo, la squadra la presenterà Virginia Raggi, quindi bisognerà chiedere a lei poi tutti quanti i dettagli. Quello che posso anticipare è che Virginia Raggi farà una vera e propria politica di taglio agli sprechi, quindi i politici non saranno trattati in maniera differente dai normali cittadini, come ci comportiamo noi poi del Movimento 5 Stelle, e di conseguenza verranno sottoposti alle stesse regole, dovranno raggiungere degli obiettivi, si chiederà il raggiungimento degli obiettivi. Ci sono delle voci piuttosto insistenti che appunto danno, in particolare lei, la sua collega onorevole Lombardi, non proprio felici della scelta di Virginia Raggi su Roma. Vedo che scuote la testa, le do la possibilità di negarlo. Noi siamo molto concentrati sul programma. Roma arriva in una situazione con 16 miliardi di euro di debiti che sono stati contratti ai danni dei cittadini romani dai partiti di destra e di sinistra che hanno condotto questa città e l'hanno governata male, ce la consegnano con questo livello di servizi e con questo di livello di indebitamento. Questa è la verità, bisogna immediatamente fare un piano di rientro serio dagli sprechi, bisogna che avere un programma, noi siamo concentrati su quello, 1.100.000.000 di sprechi dei cittadini romani, li abbiamo già individuati, vogliamo immediatamente mettere in mano, governare la città in modo differente, è una grande opportunità per Roma. Ecco, non c'è solo Roma però, ci sono anche città che il Movimento 5 Stelle governa da tempo, penso a Livorno e penso a Parma. Proprio riguardo al sindaco Pizzarotti, qual è la posizione del Movimento? Perché è sembrato un po'. Le città dove il governo e il Movimento 5 Stelle sono amministrate in modo che si stanno raggiungendo moltissimi obiettivi. Pensi che a Livorno è stato introdotto il reddito di cittadinanza, per esempio. Ci sono i terreni, per esempio, nel territorio di Ragusa sono stati finalmente tolti da un'urbanizzazione selvaggia, si stanno razionalizzando le spese, Pomezia, si è ridotto l'indebitamento, cioè sono dei risultati fondamentali per i cittadini. Questo, l'Equitalia è stata eliminata da 10 comuni condotti dal Movimento 5 Stelle. Questi sono i risultati. Un sistema di riscossione più umano che sia vicino ai cittadini in difficoltà. E Parma, questi sono i risultati. Del movimento sul sindaco Pizzarotti. Il discorso del sindaco di Parma è un discorso che riguarda i cittadini di Parma per quello che riguarda il governo di Parma. Dopodiché, per quello che riguarda la questione interna di Pizzarotti, sappiamo tutti che lui ha tenuto nascosto un avviso di garanzia per alcuni mesi e quindi abbiamo applicato semplicemente un provvedimento di sospensione. Come guardi, il problema è che noi trattiamo le persone che fanno politica come normali cittadini e questo lo so che rappresenta una novità nel panorama della politica vecchio stile italiana rispetto a quello che ci ha preceduto, però è questa la regola che applichiamo a tutti. Ha parlato di taglio agli sprechi, soprattutto parlando di Roma ovviamente, della candidata Raggi. Veniamo un attimo al referendum costituzionale, perché anche dentro il referendum costituzionale ci sono delle misure appunto atte a tagliare gli sprechi. Parlo del Senato elettivo, di un drasticamente ridotto numero di senatori. Perché voi siete contrari a questa riforma costituzionale? Perché i numeri non si inventano, non c'è un reale taglio agli sprechi. Guardi, noi senza aspettare una legge abbiamo restituito 17 milioni di euro, solo noi parlamentari. Grazie a questo si è aperto, il parlamentare del Movimento 5 Stelle
preciso perché gli altri non ci seguono su questo, si sono aperti 1.700 partite IVA e 4.100 posti di lavoro nuovi. Questa è la creazione di posti di lavoro grazie ad un taglio reale degli sprechi della classe politica, restituendo una parte dei nostri stipendi. E sulla base di questo abbiamo fatto un calcolo che se tutti ci seguissero si potrebbero immediatamente recuperare 200 milioni quindi di lei euro dice, con la un reale taglio dei costi di lavoro. La riforma del Senato non taglia gli sprechi perché elimina pochi spicci a fronte dei però quali però qualcuno potrebbe anche dire che ad esempio però, due assessori meno a Roma pure sono spicci. Beh, ma però, lui rientra in un programma generale di taglio netto e drastico agli sprechi, abbiamo parlato di 1.100.000 che lei dice già individuati. Del governo lei non vede. Esatto, invece la riforma del Senato non taglia il Senato, crea una camera di persone con l'immunità parlamentare, su questo se la sono tenuti ben stretta, e tra l'altro è una camera di nominati, non è eletta ma è nominata, questo perché? Perché in realtà si vuole impoverire la democrazia, non tagliare gli sprechi, se si volessero tagliare gli sprechi farebbero come noi. Grazie, grazie onorevole per essere stata con noi.